con il consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Di Pangrazio. Affrontiamo subito l'argomento ricostruzione, in particolare parliamo dell'interpellanza presentata proprio a difesa delle case ATER che classificate e che non sono state ancora ristrutturate dopo il sisma del 6 aprile 2009. A 3 anni di distanza, bloccati 84 milioni di euro nella stazione appaltante del provveditorato alle opere pubbliche, 84 milioni di euro 3 anni fa valgono sicuramente oggi molto di meno. I cittadini non rientrano in queste case e allora ecco perché l'interpellanza, per chiedere al commissario Chiodi che intende fare, quando sarà l'inizio dei lavori per la ristrutturazione di questi alloggi e come il commissario pensa di cambiare stazione appaltante sapendo quello che è successo negli ultimi giorni. Oltretutto l'ATER, alla quale è stata delegata la ristrutturazione dell'edilizia residenziale pubblica, quella che ha avuto danni minori, cosiddetti danni classificati A, B e C, è partita, tanti alloggi sono stati riconsegnati, i 27 milioni di euro messi a disposizione sono stati spesi, nel mentre gli 84 milioni di euro sono ancora fermi. Quindi il Presidente, Commissario Chiodi, deve rendere conto non solo alla cittadinanza aquilana ma all'intero Abruzzo perché non spende questi soldi che possono servire oltretutto anche alla ripresa economica, facendo lavorare imprese abruzzesi, artigiani, manodopera specializzata, fornitori e quant'altro. Come Partito Democratico avete anche chiesto un consiglio regionale straordinario a favore delle abitazioni residenziali pubbliche. Beh, sarebbe quanto mai utile oggi sapere in che stato versa il patrimonio immobiliare pubblico, cosiddetto patrimonio ATER, in tutti i comuni della nostra regione, fare un piano, quindi un censimento per bene, per capire proprio lo stato di fatto di questi alloggi. Chi sono gli inquilini che sono dentro, se è il caso di ristrutturarli, se è il caso di venderli, come organizzare, ma soprattutto sapere se nella nostra regione c'è bisogno di abitazione, di che livello di abitazione c'è bisogno, ma soprattutto di che livello sociale di abitazione. Probabilmente la regione deve ancora in qualche modo, non con contributi, ma mettendo insieme comuni, regione, tecnici comunali, aree disponibili messe da parte dei comuni, abbattere i costi di costruzione di edilizia residenziale pubblica per fare in modo tale che i cittadini abruzzesi possano accedere con più agevolazione economica.